riguarda il giudizio finale, quando il figlio dell'uomo separa le persone gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dal campo, oppure gli uni da una parte e gli altri dall'altra, che sarebbero poi quelli che si prosegnano di entrare nel regno dei cieli, di paradiso, quelli che vengono mandati nel regno. Ahimè, il punto di divisione non è quello per cui siamo continuamente educati noi. Perché in realtà non è proprio che i cattivi coincidano con quelli che fanno del male. Questa è una cosa molto importante. E per andare nel fuoco eterno non è necessario fare del male. Basta non fare il bene. Però è molto problematica, perché ci sono delle persone che dicono: io in fondo non ho fatto del male, non so. Non te lo puoi dire perché non saresti cortese, però convinto a qualcuno sarebbe: non mai ancora detto che non sei degno dell'inferno. Chiaro, dici così una persona. Ma qualcuno lo dice come dire: sono una brava persona, non faccio del male a nessuno. Di per sé saresti ancora un candidato. Il Signore quindi sta dicendo che quelli che sono suoi amici, che sono benedetti dal Padre, sono quelli che fanno del bene agli altri, sono quelli che sono capaci di amare le persone quando hanno bisogno. E qui abbiamo un altro problema. Per amare a questo modo, come ci chiede Gesù, perché poi le cose vanno dette anche nel contesto di senso che Gesù ci offre. Qual è il contesto di senso che Gesù ci offre? Gesù non ci chiede semplicemente di amare un pellegrino. Non è un volere bene. È qualcosa di molto più. La sera prima di morire ci dà un comandamento nuovo e ci dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, la domanda di Gesù è molto più precisa. Non semplicemente amarci, ma amarci gli uni gli altri come lui ha amato voi. Non è così. Allora, fare questo non basta la buona volontà per ottenere il risultato. Però non è che se io decido di amare, allora ci riesco e quindi riesco a superare l'esame del giudizio finale. No, purtroppo no. Purtroppo, per amare in questo modo come Gesù ci chiede, è necessario un amore straordinario che solo Dio ci può dare. Ed ecco che qui si comprende come questo discorso non è che riguardi semplicemente una mia interazione tra me e le persone bisognose, ma è ben più profondo. Riguarda la mia interazione tra me e le persone bisognose, dove io devo dare alle persone bisognose non semplicemente un sostentamento materiale, questo sarebbe facilissimo, a parte il fatto che già non lo facciamo a livello globale, ma è molto più facile. Ma devo dare un amore soprannaturale che devo procurarmi da Dio. Carissimi, dice San Giovanni, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Non so se avete notato questa specificazione di San Giovanni. Amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Quando dice che l'amore è da Dio, vuol dire che per amare in questo modo
essere generati da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. Quindi noi dobbiamo amarci gli altri con questo amore che viene da Dio. Come facciamo a fare questo? Il profeta Isaia, anche lui ci dà dei concetti di carattere molto concreti, dividere il pane con la mamma, introdurre in casa, vivere senza tetto, vestire in tenuto e tenere attenzione anche le persone che entrano a terra. Come facciamo a procurarci questo amore che viene da Dio? Di per sé non sarebbe così difficile, però bisogna avere lo sguardo su Dio. Avere lo sguardo su Dio non è una cosa per persone che fanno un'azione di piace. Io ricordo che quando ero ragazzo e sono andato da padre Gasparino a Cuneo a imparare a pregare, mi ricordo che lui aveva delle espressioni interessanti, tra cui una: la preghiera non è per turisti distratti, ma per minatori tenaci. Bene. La preghiera non è una cosa che faccio così, come quando arrivo in un posto, guardo un po' in giro, e mi viene male. Non è per turisti distratti, ma per minatori tenaci, cioè persone che scavano nel profondo con tenacia. Scavare buchi, gallerie, lente, adesso ci sono dettagli, un'altra roba. Ma noi, quando dobbiamo fare questo lavoro, noi, il lavoro di scavare noi stessi, pensate, che fatica. Quanti anni che lo sto facendo, che risultati miseri in confronto a quello che speravo quando ho cominciato, di buona lena scavare. La nostra società a volte è una fatica, un ostacolo, perché il lavoro che tu fai dipende anche da dove lo fai e come lo fai. Mi veniva in mente, prima, ascoltando per piacere la parola, su questa fatica nel fare certe cose che sarebbero basilari, come entrare in relazione con lui. Mi veniva in mente una volta, ero in una laguna in Francia, e a causa del poco vento sono approdato in una spiaggetta che era 300 metri più in là da dove ero partito. 300 metri non è un grande problema, si possono anche fare. L'unica cosa è che io non ero reso conto, arrivando dall'alto, che ti metti a camminare verso riva, ci toccava per 150 metri, cammini e vai, a parte il fatto che già ti rendi conto che camminare dentro l'acqua è molto più faticoso che non camminare dentro, sulla terra ferma. Se non hai ostacoli, già ti rendi conto che è fatica. Sono arrivato alla riva e già un po' di fiatone ce l'avevo. Quando sono arrivato alla riva mi sono reso conto che l'acqua si interrompeva contro uno spessore alto di anni, un mezzo metro d'acqua. Poi bisogna salire di sopra, tiro sul piede, metto il piede sulle ali, sprofondo giù il piede, sotto le ali c'era ancora acqua.
fatto in pratica una specie di mare di alberi che era lungo circa, c'erano ancora 25 metri, non riuscivo a farlo. Mettevo il piede, sprofondava, andava sotto le alghe, c'era l'acqua sotto, acqua più alghe, non riuscivo più a muovere, l'altro piede, tiralo su, ma devi tirarlo su fuori da quella mistura di loro. Un puzzo terribile perché sotto le alghe marcivano. Mi sembrava di essere finito in una discarica, una cosa terribile. Quei 25 metri ci hanno messo mezz'ora. Alla fine cercavo di andare tutto piatto sopra queste alghe per non sprofondare dentro. Non sapevo più come fare. Mi ha fatto pensare di preparare quei 300 metri e poi alla fine ci ho messo quasi un'ora. Mi ha fatto pensare questa cosa. Perché nella vita a volte è così. Le condizioni in cui siamo rendono faticose delle cose che di per sé sarebbero semplici. Le guardi e dici, beh, ci siamo. Quando ti metti a farlo, scopri che quella che sembrava una passeggiata non è esattamente una passeggiata. Allora, quando stiamo dicendo che la preghiera non è per turisti distratti, ma per minatori tenaci, stiamo dicendo, quando preghi, ci deve essere un po' di perseveranza. Se non hai questa perseveranza, tu non ti riempi di Dio e non vieni generato da Dio. Se non ti riempi di Dio, non puoi amare come la vorresti di Dio. Ecco, carissimi, questa è la fatica che dobbiamo fare tutti. Io vi devo anche dire, confesso questo mio peccato pubblicamente, che nel corso del mio ministero è successo per un po' di anni che, essendo prete, ho dato un po' per scontato. E forse voi lo date un po' per scontato, ma guardate che facciamo una fatica oggi. Ce la dobbiamo sudare molto pesantemente. Non è che essere sacerdote vuol dire che la preghiera fila tutta, va tutto bene, che non hai fatiche. Ma è una fatica per tutti. Dobbiamo sostenerci a vicenda, aiutarci a vicenda. Perché in questo mondo, se noi riusciamo a vivere come vuole il Signore, la nostra vita diventa bella e crea un paradiso per le persone intorno a noi. Per questo siamo qui oggi. Perché Teresa Grillo ha vissuto in questo modo. Perché lei è riuscita a creare un ambiente nel quale la carità ha circolato e continua a circolare. E non possiamo mai darla per scontata. Perché ha circolato finora, bisogna dire. Sempre dobbiamo essere prudenti, no? Ma ci viene richiesta questa fatica. L'amore, che è la cosa più bella del mondo, che crea la società più bella, che possiamo incontrare, ha un prezzo. Un prezzo di fatica. Tocca a noi aver voglia di vivere in questo modo, compiendo la nostra fatica e lasciando che il Signore ci utilizzi come Lui desidera, non come piace a noi, ma come Lui desidera. Vogliamo chiedere allora la grazia di essere capaci di fare questi passaggi, di non darli per scontati, di ripartire ogni giorno e di sostenerci a vicenda. Siamo insieme in comunità, comunità in greco fa ecclesia, siamo insieme in una chiesa proprio per aiutarci a vicenda. E la Madonna, con la sua intercessione, ci guida a vivere bene la nostra vita e anche l'intercessione della Beata Teresa di Grillo ci accompagna per la strada